quello del 6 novembre prossimo si preannuncia un lunedì nero per il trasporto pubblico urbano a Campobasso, con i dipendenti della SEAC pronti a incrociare le braccia con uno sciopero di 4 ore. Ad annunciare la mobilitazione la segreteria provinciale UGL Autoferrotranvieri, un malessere che parte da lontano, spiega la nota a firma del segretario Nicolino Libertone, con lo stato di agitazione proclamato lo scorso 18 luglio in considerazione di una serie di criticità rilevate nella manutenzione dei mezzi e più in generale delle condizioni del parco autobus obsoleto, che mette a rischio, aveva denunciato il sindacato, la salute e la sicurezza sul lavoro degli autisti e altrettanto il servizio ai cittadini, con ricadute negative a livello occupazionale. A tutto questo va aggiunta la mancata costituzione di un tavolo tecnico, secondo quanto stabilito in prefettura lo scorso 2 agosto. Un nulla di fatto anche nella riunione del 14 settembre scorso, dove non è stata portata alcuna proposta per l'acquisto di nuovi autobus e nulla è stato fatto per eliminare i problemi segnalati in termini di sicurezza. Dunque, dalle 9 alle 13 la proclamazione dello sciopero determinerà l'astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranvieri della società SEAC operante nel comune di Campobasso.